Ma possiamo dire che i bambini oggi giocano meno, di quelli del passato? O meglio, si mettono meno in gioco di quelli del passato? Questo sicuramente, cioè è stato notato un po' in tutti i paesi occidentali, tant'è che alcuni cercano di rimediare. Perché se invece di andare a giocare all'aperto con i propri compagni, facendo movimento, inventando situazioni, io passo 2 o 3 ore al giorno fermo di fronte a uno schermo, chiaramente non metto in moto, le mie potenzialità, la mia fantasia. Quindi giocano sicuramente meno dei bambini del passato e fanno anche, e quando giocano fanno dei giochi sedentari, cioè negli interni, mentre i grandi giochi di movimento così sono molto importanti. Tra l'altro sono importanti sul piano psicologico, ma sono importanti anche sul piano fisico, e questo è uno dei motivi per cui è in aumento l'obesità nei bambini. Sì. Molti bambini italiani sono sovrappeso. Ecco, circa il 38% dei bambini italiani sono o sovrappeso o obesi, e noi sappiamo poi le conseguenze che questo ha negli anni successivi, comporta anche una serie di malattie, eccetera, insomma. Sono obesi anche perché sono meno gratificati da se stessi e dalla relazione con gli altri? Sono obesi perché fanno una vita sedentaria e poi anche vogliono mangiare quei prodotti che Pubblicitari. vengono reclamizzati nelle pubblicità e che spesso non sono dei prodotti sani, dove ci sono troppe calorie, dove ci sono così anche coloranti, insomma ci sono delle sostanze che non fanno bene alla loro salute, insomma. Però vengono presentate in maniera molto allettante, Sì. con delle confezioni colorate e così via, e soprattutto negli spot sono condivise con gli altri bambini. Siccome questi sono anche carenti di socialità, Sì. possono a livello di immaginazione sentirsi gratificati dall'avere quel tipo poi di prodotto. In qualche modo diventano degli strumenti di relazione il cibo condiviso con gli altri bambini o. Sì, certo, avere tutti lo stesso tipo di cibo, di merendina e così via, uno si riconosce negli altri. Quindi ci sono delle forme di condizionamento, Sì. in realtà, che sono molto pesanti e di cui noi dobbiamo prendere consapevolezza. Ecco, è importante questa formazione alla lettura dei media. Anche per apprezzare poi quando ci sono dei buoni prodotti, naturalmente. Certo. Per esempio, uno spot pubblicitario può avere un alto valore di creatività. Ciò non significa che non ti manipoli. Quindi poter distinguere, no, le due cose è sicuramente uno spot molto creativo e ben realizzato e così via. Però è anche molto manipolativo, perché cerca di toccare le mie emozioni, cerca di coinvolgermi a livello emotivo, bypassando la mia intelligenza. Certo.